Eccoci ragazzi, ritornati su Tomb Raider. Siamo sempre in Perù alla ricerca della Basilica di San Juan. La mia amica Sara è un'archeologa, lavora qui vicino. Volete andare a chiederle se sa qualcosa del vostro enigma? Sarebbe fantastico. Certo, I volti di portami la pietra tua sono amica. sempre stati l'ossessione di Un po' Sara. di insalata Gente di iceberg? solito viene a cercare tesori, ma non Sara. Lei cerca solo risposte. Siete amiche da molto tempo? Da quando eravamo Sono bambine. certa che Lei non era ci la siete nerd, mai. io So cosa è marinavo la scuola successo. e rubavo il camper di mia nonna. Abby, puoi darmi una mano? È rotto! È questa? Aspetta, sei quella, Lara? Lara Croft! Esatto, sì, Allora, sono io. ti ho riconosciuta Mi ha dalla foto. scoperto. Come mai ti interessa questo posto? Sto seguendo un enigma. Oh, Il ok, ci cuore ha del cambiato i serpente è vestiti. nella coppa tra i volti di pietra. I volti di pietra? Anch'io sono qui per quelli. Ecco qua. Non voglio pestarti i piedi. È il serpente nella coppa che mi interessa. Non peraltro, non ti Beh, conviene, posso zia. dirti che quei volti sono qui da almeno 400 anni. Secondo i documenti della biblioteca, sono dei guardiani. La leggenda narra che sorvegliano una cripta segreta. Ok. Una cripta? Non siamo mai riusciti a trovarla. Come immaginerai, questa cosa fa impazzire i cercatori di tesori. Ci penserò io a trovarla allora. Ma se la famigerata Lara Croft è in gamba, come dicono, beh, se dovessi trovarla, potresti anche farmi un favore. Dovrei cominciare dalla biblioteca. Sì, si trova dalle parti del cimitero. È uno degli edifici più vecchi. Non dimenticarti di me se trovi qualcosa. Certamente, grazie. Ok, allora, mappa Se aggiornata. lei ha capito tutto. Ok, Jonah, ti vedo. I see you. Andiamo. Andiamo a scoprire Quindi questa. c'è una cripta qui nei dintorni? Una cripta segreta. Una cripta segreta. Andiamo a scoprirla, allora. Perché segreta? Di San Ogni volta Juan. che c'entra Lopez c'è sempre qualche tranello. Hai ragione. E tu? Hai trovato qualcosa di La interessante? stanno Opuscolo. ristrutturando. Sette passi più vicini a Dio. Chissà, magari sarà utile. Non ho ancora trovato forse un... un rifugio, insomma, un punto di viaggio rapido. Wow. Sembra un mausoleo. Vuol dire che ci siamo, no? Ok, Già, allora, sento trova la qualcosa. Ci siamo cripta quasi. segreta. Cerchiamo in giro altre tracce di Lopez. Un airone e un'eclissi. Bello. Ragazzi, secondo voi, dove può essere una cripta segreta? A parte che sento rumori provenienti da qua. Ma Gesù, Jesus. It's Jesus. Raga. Così. Rompiamo Jesus? Wow. Lara. Questa croce sembra provenire dal XVII secolo. L'avrà lasciata Lopez. Devo rompere tutti i muri? Il sole sarà oscurato e la luna non splenderà più. La fine dei tempi. Un'eclissi solare, ragazzi. Una semplice eclissi solare. Una piccola lezione di storia, ragazzi. Non fanno mai male. Sì, ma devo trovare questa Cristo di cripta. Dove sarà? Qua c'è una lettera che non mi fa prendere. È lui, raga. E sotto le sue ali troverai rifugio. Jonah, sono citazioni della Bibbia. Il sole sarà oscurato e sotto le sue ali troverai rifugio. Che significa? L'airone e l'eclissi. Che Ma bisogna andare certo, sottoterra. cerca un airone e un'eclissi. È qua. No, vabbè. C'è un affresco intero qui. Piano.
che mi distruggi il... l'affresco. Vera Cruz, la vera croce. È quello che penso io. Lo scrigno d'argento è inconfondibile. L'abbiamo trovato. Gesù è caricato della croce. Sono le stazioni della Via Crucis. Ma ne mancano alcune. Prima del 1600 ce ne erano solo 7. Risalirebbe quindi ai tempi di Lopez. Voleva lasciare un indizio. Sì, è il suo modo di fare. D'accordo. Vediamo se c'è una croce qui da qualche parte. Sì, l'ho vista prima, lì davanti. Quando avremo lo scrigno, come riprenderemo la chiave da Dominguez? In qualche modo. Quindi? Vado niente? Sì. Gesù è caricato della croce. Bisogna sollevarla. Vabbè, raga. Ha funzionato. Che figata. Chi scenderà per prima? Lara, ovviamente. Sembra molto profondo. Vediamo dove conduce. Ah, così. Coraggiosa, eh? Lo ripeterò sempre. Porca troia, mi son cagato. Seconda stazione. Gesù cade per la prima volta. Ma quello è... C'è un'iscrizione qui. La Via Ambulate Crucis, raga, mi sto sentendo male. Camminate finché avete... Devo usare la luce per seguire le stazioni della Via Crucis. Ok, devi usare la luce, quindi questo si sposterà qua. Oh. Funziona. Che figata questo posto, mamma mia. Anche se avrei un po' di paura. Vorrei mai essere sepolto qui, con la testa dietro qualche croce. Camminate finché avete luce, così che l'oscurità non vi sorprenda. Sembra un suggerimento. O una minaccia. Sembra questa... la Vergine Maria. Terza stazione. Gesù incontra sua madre. Con lo specchio sporco. Quindi... Ti tiro su io. Così. Ottimo. Ottimo, GG. La luce indica la via. Un po' di polizia alla Madonna. No, che è successo a questa gente? Sembra che la luce abbia attivato qualcosa. Oh mio Lara! Dio! Tutto bene? Meno male che era un po' arrugginito. Ci stava per morire, Lara. Ma per cazzo non dimentico le mani in tasca. Diamo un'occhiata a questi affreschi. Devo usare la luce per seguire le stazioni della Via Crucis. Ok, ma io questi non li devo controllare. Questo c'è rimasto, raga. Guarda, c'era arrivato vicino, ma gli è andata male. Allora, proviamo a girare un attimino. Sembra che queste persone siano state torturate, pese al soffitto. Questa non era semplicemente una gripe.
C'è qualcosa. Si è aperta qualcosa. Madonna, raga, ma il primo tentativo. Non ci posso credere. Quinta stazione. Gesù cade una seconda volta. E si rialza sempre in piedi. Il nostro Jesus. Che ansia, raga, madonna. È inquietante questo posto, però, eh. Per quanto possa essere bello. Lara, è quello che credo io. Di nuovo la Via Crucis. Ma con le mummie. Non è blasfemo. Non è detto. Forse stavano rendendo il loro ultimo omaggio. Oppure erano solo malati. Deve essere la sesta stazione. Presumo che qua ci sia un indovinello di quelli balordi. Sembra una chiesa. Questi sono in posa come monaci. Allora, il primo va qui. Così Lopez ha ricreato la crocifissione con delle mummie. Non è questo va qua. Poi ci sblocca il coso. Il raggio di luce nell'altra. Credo sia quello di destra. Perché adesso vi faccio vedere l'opuscolo, ragazzi. Meno male che non c'ero ai tempi. Praticamente sta parlando esattamente di questo. È strano che ci siano solo sette stazioni. Deve quindi essere basato ora su una tradizione più antica. Il primo. Gesù solleva la croce. Cade la prima volta e incontra sua madre. Veronica gli deterge il volto prima che cada una seconda volta. Ricade. Quindi viene crocifisso e infine sepolto. Crocifisso e sepolto. Quindi raga, vediamo un attimino. Dovrebbe essere questo. Questo va qua. Visto che negli altri due muoio, vediamo un attimino. Ok, mi sa che è andato. Oh, ce l'abbiamo fatta, raga. Madò, difficile questo, eh. Questo enigma mi ha messo a dura prova. Raga, è da un po' che ho perso la retta via. Per quello ci ho messo molto. Una tomba? Che è successo qui? Lopez ha voluto che il suo discepolo lo murasse vivo e poi... Bang. Zero testimoni. No. Perché devi profanare una tomba? Non c'è. Oh sì. Lo scrigno di Ishe. Ah, c'è. Solo le mani di coloro che sono virtuosi potranno afferrare il destino dalle mie. Si riferisce a te. Ecco qua. Lara, l'ultima volta che ha preso un pugnale è successo la... Ci ha condotti a questa ricerca assurda. La fine del mondo. Non abbiamo trovato neanche un indizio utile. Per tenere lontana la Trinità. E la gente di Paititi. Ormai l'aveva totalmente ossessionato. Beh, cosa facciamo? Lo prendiamo o no? Ecco qua. Il terremoto. Non è ancora finito. Raggiungi la nuoto. Un luogo sicuro. No, raga, non
Non ci posso credere, vedi? Vedi? Ogni volta che Lara tocca qualcosa, cazzo, succede la fine del mondo. Oh, un terremoto in Perù, raga. E qui, cioè, in tutto questo non ho ancora respirato. Una mano? Oddio, che schifo. Vede la luce. Vede la luce del Signore. No, raga, non ce la fa. Oddio, giusto, giusto. No. Lei dov'è? Hanno catturato John. Io voglio solo lo scrigno. Non avevo dubbi. Allora non ci servi. Amaru! Fermi. Eccolo quel cazzo di comandante. Ok, stanno insieme. Con la Trinità. Se lo liberi, ti consegnerò lo scrigno. Lara, che cosa fai? Sono morte troppe persone. Sto bastardo. Purtroppo è vero. Tuo padre era in gamba. Me l'hanno strappato prima che potessi scoprirlo. Era mio amico. Ma era ossessionato, implacabile. Tu non lo conoscevi affatto. Si rifiutava di comprendere i rischi devastanti del suo lavoro. Doveva essere fermato. Raga? Che cazzo l'ha ucciso lui? Tu l'hai fatto uccidere. Tuo padre alla fine avrebbe reso nota Paititi. Tutto ciò che amo, tutto quello per cui ho lottato. Il mio mondo sarebbe stato distrutto. E il mio mondo invece? Andiamo, Lara. Sai bene che non è lo stesso. Lo è, se hai solo 9 anni. Non ero che una bambina. No. La posta era molto alta, non capisci? Parlo di un'intera civiltà. Secoli e secoli di indipendenza. Migliaia di vite. Non ho avuto scelta. C'è sempre una scelta. Non è troppo tardi. Puoi onorare un Uratu e così ridare vita al sole. Un Uratu è la principessa di Paititi, raga, che è uccisa dalla Uchitam. La minaccia deve essere eliminata. Sei un vile, egoista, bastardo, assassino. Ma infierisci. Tu, Lara, quante vite hai voluto spezzare? E per cercare che cosa? Ma che cazzo? Lara, scappa! Fermatelo! No vabbè raga, non ho parole. Non ho parole. Che mossa che ha fatto Jonah però. Questo gli costerà la vita, guarda sicuro. Madò, quanti sono? Ma che diavolo? Vabbè, non l'hanno vista. Ma era Rourke, quello supera le passato. Truppe della Trinità. Sì, dovremmo chiamarlo. Col cavolo. Se cambia qualcosa negli ordini ce lo dirà lui. Raga, sono in troppi questi. Torniamo a Khan ed è tutto finito. Però non è detta l'ultima parola. Ma vaffanculo, l'ho appena detto, guarda. Ma non ho pistole. Sì. Sono in trappola.
spade, raga. Il pompa, che cazzo è? Ma che cazzo? Ma no, raga. E anche noi, allora. Una maglieva allo scrigno e Lara Croft è stata avvistata nella chiesa. Trovateli. L'hanno lasciata sola nella chiesa. Là dentro era il delirio. Ovviamente, ma era Croft. C'era qualcosa di più importante di cui preoccuparsi. Qui, dai, dai, dai. Ed è so fast. Devi stare calmo. Oh, cazzo. L'ho vista. Ci siamo fatta. Ok, abbiamo preso quello più cattivo. Bello quello, doppio, raga. Mamma mia. Jonah, dove sei? Sono nel canneto, qui non mi vedono. Resta al riparo, sto arrivando. Raga, mamma mia, ma che cazzo ho fatto? Non molla mai, maledetta. Ok. Uno è andato. Ehi, dove sei? Non mi piace. Un altro è andato. Guarda questo qui dietro. Ok, bello, 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 cavolo. Bisogna unire, mischiare, stealth con un po' di action. Raga, noi li facciamo passare. Che cazzo ci ce ne frega a noi, scusate. D'accordo, andiamo. Seguitemi. Dov'è che devo andare? Lì. Qualcosa non va. Qua saltiamo. Ehi, ma dov'è Jameson? Cristo santo, avevo appena smesso di parlarci. Raga, io scappo. Cardinal 6, Croft avvistata. È alla distilleria. Quadro di Acuni. Sì, vabbè. Acuni arrivati, comandante. Mi sa che stava eruttando anche il vulcano in tutto questo, raga. Non l'avete visto? Ottimo. Siamo rimasti solo noi due. Dove cazzo è? Lara, sono sull'elicottero. Ho un pilota. Cosa? Presto. Cazzo vuol dire che sei sull'elicottero? Dai. Dai, dai, dai. Che cazzo è? Ma cosa? Dammi lo scrigno. No! 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 Stai bene? Sto bene. Sto bene. Ok. Figlio di troia, si è preso lo scrigno. Ma scusa, John aveva il pilota, ma Jonah. Questo dove l'è salito? Oddio. Pronto. Ok. Dai, John, sei caduto da minchia a posti molto più alti. Ma che ti è saltato in mente? Se fossi stata tu, avrebbe funzionato. Oh. Non andranno lontano. Eh sì. Vai. Vai, non preoccuparti. Vabbè, vai, raga, minchia, facciamo un casino adesso. Mamma mia, che episodio, che episodio. Ma sta succedendo di tutto, di tutto. Mayday, mayday, mayday. Qui Cardinal 1, motore in stallo. Sì, vabbè, raga. Dai. Se mi salva adesso, veramente. Non ci posso credere. Oh mio Dio, stavo per missarlo. E scordi, che cazzo ti guardi dietro?
mio Dio, raga. Vabbè. Grande. Raga, il terremoto. Questo è il terremoto. Il prossimo qual è? Sì, aspetta un attimo. Salta ora. Brava. No, ho sbagliato. Io te salto. Ok. E qua? Qui, salta qui. Comando qui, Cardinal 1. Tutti i sistemi operativi. Torniamo a dirigerci su 327. Madonna, raga. Sta andando dritto, non avete capito niente. Ho la valla spacca. Ho la valla spacca davvero. Mamma mia, raga, raga. Non è possibile. Lara, ti spostare. Cioè, è successo. Ditemi cosa non è successo in questo episodio. Ditemelo. Ad avercela la fortuna anche a Lara Croft, raga. Cioè, davvero. Boh, vabbè. No, datemi un 5 minuti di pausa perché... episodio è stato troppo. Ok, c'è Jonah. Abby è rimasta con noi? No, mi sa che siamo solamente io e Jonah. Devastata, non c'è più ormai. Ha perso ogni speranza. Ma quanto manca a Paititi? A Paititi. Ah, ci siamo quasi. Stiamo tornando a Paititi. Ho perso lo scrigno, mi spiace. Non è colpa tua. È di Dominguez, è della Trinità. Ora come in passato, fin da che ho memoria, è sempre stata colpa loro. Potevo avere una famiglia. Tutto sarebbe potuto essere diverso. Prenderemo lo scrigno e fermeremo Dominguez. Non ho capito se Dominguez ha ucciso il padre di Lara o se è stato lui il mandante. Questo non si è capito. Altezza. Lara. Dov'è lo scrigno? Amaru l'ha preso. Ma la morte del sole si avvicina. Lo prenderemo prima che completi il rituale. Non sarà facile. Dovremo cambiare piano. Ti prego, preparati con calma adesso. Riuniremo tattici e guerrieri. Grazie. Archi e frecce contro... Io resto per aiutare. Uccidi e pistole, raga. E lancia missili. Okay. Lancia razzi. Elicotteri. Ci sta. Possiamo vincere questa guerra, raga. La possiamo vincere. La città del serpente. Parla con Ezli. Bene. Parleremo nel prossimo episodio, ragazzi. Ci fermiamo qua. Episodio, spero, non troppo lungo. Adesso vedrò un attimino come sistemarlo, ma non sarà un vostro problema, ma mio. Yeah! Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, lasciare un like, un commento, un saluto, ciao!